Salve spettatori e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, signori, andiamo a parlare dell'ultimo plugin che effettivamente ho sviluppato per FreePixel. Questo non è un plugin pubblico, ma è un plugin molto interessante perché è stata un'idea originale, è una cosa che abbiamo voluto testare su FreePixel e per tutti gli utenti che per ora l'hanno provato sta piacendo e ci stanno giocando, anche se non è totalmente così intuitivo. Per questo che ho deciso di fare questo video, per parlare anche di questo plugin a livello tecnico per chi fosse interessato. Detto questo, se la cosa vi interessa, visto che adesso vi mostrerò il plugin, al raggiungimento dei 100 like sotto questo video pubblicherò il plugin e intanto faccio questo video per marchiarmelo come copyright prima che qualcun altro si svegli prima a pubblicare questa bellissima idea plagiata su Spygot, cosa che purtroppo già è capitata. Detto questo, signori, andiamo a parlare del plugin. Sì, ci sono state anche critiche e tanti commenti negativi su questo plugin. Sono abbastanza soddisfatto del risultato che ho ottenuto, ma anche a me fa abbastanza schifo graficamente. Inoltre vi dico che ad agosto uscirà una serie settimanale sull'altro mio canale Noting00, link qua sopra, scusate qua sopra, andate, iscrivetevi e seguitela, dove praticamente reporto bene o male tutto quello che faccio su FreePixel e quindi ci sarà anche lo sviluppo di questo plugin passo per passo e le difficoltà che ho riscontrato. Vedrete anche quel video che per molti di voi sicuramente sarà interessante, con qualche piccolo tocco di speed coding visto che me l'avevate chiesto. Detto questo, dicevo, sì, effettivamente ha molti aspetti negativi e non è il top. È ispirato ai Pokémon, al mondo dei Pokémon, ma non è strettamente correlato ai Pokémon. L'idea è quella di una vanilla con i mob che li puoi catturare, tanto che si chiama Pokémob, ossia mob portatili alla fine. Questa sarebbe l'idea della modalità. Non abbiamo voluto mettere le mod perché vogliamo fare un server accessibile a chiunque, quindi qualcuno magari non regge le mod, qualcuno non è capace di installarle, qualcuno ha altri problemi. Quindi per rendere la cosa più semplicissima, una vanilla con un unico plugin che fa funzionare tutto. Questa è stata l'idea più semplice che si poteva realizzare effettivamente su FreePixel. E questa è stata la nuova modalità. A molti non è piaciuta probabilmente o perché sono degli amanti dei Pokémon e vedono che effettivamente è abbastanza diversa la cosa, oppure semplicemente perché graficamente fa un po' schifo il lato dei duelli, visto che i mob si guardano a cazzo loro, eccetera. Però col tempo si può andare a toccare bene o male tutto. Vi ricordo che questo è un plugin che è stato sviluppato in meno di una settimana. Andiamo a vedere questo plugin direttamente su FreePixel. Per questo video ho voluto mettere le shader, è un test, non so se la mia scheda video reggerà o se OBS farà laggare, perché è la prima volta che faccio un video con le shader col nuovo computer, vedremo un pochettino come viene. Effettivamente abbiamo il crafting della nostra Pokéball. Effettivamente sì, ho aggiunto il crafting della Pokéball, che come potete notare si va a craftare con l'iron e una freccia. Andiamo a vedere che effettivamente il crafting c'è e ci va a craftare 4 delle Pokéball che noi abbiamo selezionato. Ok, eccole qua, e abbiamo le nostre 4 Pokéball. La modalità non funziona in creativa, quindi dobbiamo andare in survival a trovare una mucca. Qua siamo, ok, fuori dal confine possibilmente, perché all'interno della nostra safe ho fatto in modo che non si possono utilizzare le Pokéball. Andiamo quindi a metterci in survival e abbiamo il 10% di chance di catturare effettivamente questo mob. Perfetto, le abbiamo sprecate tutte. Con il comando pixelmon give Noting00 possiamo decidere tra master o normal e quante givarcene. Ora ho una master ball, la master ball mi darà il 100% di riuscita. Ecco, il problema è che io le ho cliccato sopra il mob e quindi è andata male. 100% di riuscita senza cliccargli sopra possibilmente. Ok, preso. Allora, e abbiamo il nostro mob. Come vedete abbiamo una pokeball, si può spawnare ora. Qui abbiamo il nostro pick che va a usare il sedere di quello, ok. E possiamo effettivamente andare in duello con altre persone. Qui ho un pig, qui ho un altro Pokémon. Ho fatto in modo, su richiesta di appunto i miei collaboratori che conoscono i Pokémon. A me i Pokémon onestamente non sono mai piaciuti, quindi ecco, qui abbiamo il loro creeper. Se gli clicco col destro, io ovviamente questo è un permesso che abbiamo dato più che altro ai VIP, noto che ho tutte le info di questo mob. Ad esempio vedo se è vivo, vedo quant'è la sua barra della vita, quant'è la massima vita che ha, a che livello ha e quanta esperienza ha. Andiamo a vedere effettivamente come si può guadagnare tutte queste cose. Allora, come vedete, questa persona adesso in questo momento è in duello. Vedete che sta utilizzando diversi pulsantini
è in duello con questo mob e questa pecora. Vedete che appunto è una cosa un po' brutta, perché vi mette un po' così. Se noi andiamo a vedere dalla sua posizione, fatemi vedere un attimo se sono in vanish. Ok, ero in vanish, quindi a posto. Se andiamo a vedere un po' dalla sua posizione, vedete che non vedo l'avversario. Quindi ammetto che ok, è un po' schifosa questa cosa. Adesso andiamo a vedere un pochettino come funziona questo duello. Allora, andiamo a sfidare questo Pokémon. Allora, innanzitutto bisogna avere per forza un Pokémon spawnato, ed solo uno, assolutamente. Clicchiamo col destro sul nostro avversario. Fatto questo, ci mettiamo in una zona piuttosto libera, spero che questa vada bene, e facciamo duel yes per avviare il duello. Ok, come vedete, lì ho il mio mob e là ho il mio avversario. Con questo attacco, ora risponderà lui all'attacco. Ok, ha usato anche lui attacco. Con questo ho l'attacco speciale, ma devo aspettare 30 secondi. Con questa ho la difesa. Come vedete, bene o male, il pig va a capire che attacco noi utilizziamo e va ad attaccare di conseguenza. Adesso noi aspetteremo 30 secondi, come vedete dobbiamo aspettare il suo attacco, non possiamo superare il turno. Effettivamente l'avversario non fa una mossa. Ecco, ho utilizzato l'attacco speciale, che ovviamente è di terra, e l'ha usato anche lui contro di me. Questo è l'attacco speciale di terra, perché effettivamente il pig è di terra. Ora quitto. Se avessi vinto il duello, il pig questo non avrebbe lasciato drop, ma il mio mob avrebbe guadagnato 2 di XP. Una volta raggiunti 1000 di XP avremmo fatto un livello, poi con altri 1200 di XP secondo livello, e così via. Il bello dei creeper: attacchiamo un mob, notate che vedete come itta, e porca vacca, mi ha lanciato contro dei fulmini. Non si sono visti tantissimo, vedete? I creeper fanno delle finte esplosioni. In pratica, quando esplodono si rigenerano la vita, in realtà tornano al massimo della vita. Come vedete mi sta hittando, il creeper hitta, e in alcuni casi può usare anche lui rigenerazione o addirittura usare l'attacco speciale. Non lo sta più usando l'attacco speciale. Eccolo qua, ok. Ottimo, sono morto malissimo. Con la shader non si vedono i fulmini, ho appena notato questa cosa. Non so se ho disabilitato qualcosa io o cosa. Ad ogni modo abbiamo effettivamente di nuovo le nostre Pokéball, anche se siamo morti. Comunque i duelli li potete fare anche fra player, effettivamente. Vi basta semplicemente essere nell'arco di, non mi ricordo se 10 o 20 blocchi, e inviare il duello con slash duel e il nome di un tizio. Ad esempio questo utente troppo lontano. Se quell'altro tizio fa accept, slash accept, allora si avvia il duello. Adesso una cosa che faccio vedere: spawno il mio povero coniglio, che appunto è morto, e mi ritorna nella Pokéball. Se provo a rispawnarlo, il mob va guarito. Torniamo quindi allo spawn e vi faccio notare che ci sono le healing machine, che le abbiamo effettivamente qua. Qui andiamo a vedere tutti i nostri mob. Questi due che non sono evidenziati, ossia con l'unbreaking, sono morti. Questo invece è solamente danneggiato. Per il momento possiamo curare solo un mob alla volta in questa healing machine. Noi effettivamente proviamo ad andarci, no, ci riapre la cosa. Qui, signori, abbiamo invece il box. Come vedete, se abbiamo il mob nell'inventario, tipo il creeper non lo abbiamo, lo possiamo prendere. Per rimettere le Pokéball nell'inventario, clic sinistro. Ovviamente qua siamo qui dentro, vi ho detto che è disabilitato. Continuo a cliccare. Ok, è andata perché ho superato la linea, che manco ho visto. Ah, eccola lì la linea. Ok, perfetto. E sono tornate dentro. Ecco fatto. Però non possiamo, ci deve rimanere per forza una Pokéball qua all'interno. Mob fa guarito, questo non l'abbiamo guarito. Vedete che non posso rimetterla dentro, perché una la devo sempre avere nell'inventario. Detto questo, signori, questo plugin è quasi tutto. Andiamo a vedere come impostare invece le box e gli healing machine. Allora, innanzitutto dal config ho impostato che il beacon è l'healing machine e il box è il jukebox, questo qua dovrebbe essere. Andiamo a piazzare il nostro beacon e facciamo slash regen set. Clicchiamo col sinistro sul blocco e come vedete ora è un healing machine. Per toglierlo andiamo a fare regen del. L'abbiamo tolto e ora possiamo spaccarlo e non c'è più, salvato nel nostro config. Stessa cosa funziona per il jukebox, solo che si fa box set e box del. Possiamo effettivamente anche aprire il nostro box tramite il comando slash box, questo però qua su FreePixel è per VIP.
e altri comandi utili che possiamo effettivamente utilizzare Pixelmon info e il nome di un utente per vedere quanti mob ha. Ad esempio questo ha solamente uno zombie e basta. Quindi ci dice il tipo di mob che ha e quanti ne ha di quel tipo tramite questo comando. Ovviamente metteremo tante nuove feature interessanti, ma per il momento direi che è abbastanza così come plugin dei Pokémon. Sì, vi ho fatto vedere proprio a grandi linee come funziona. Come vedete non è un plugin grandissimo, ma non è neanche qualcosa di estremamente semplice. Però è già un'idea abbastanza carina. E quindi bene o male questo è un plugin che sicuramente ha bisogno di molti molti aggiornamenti. Ad esempio abbiamo intenzione adesso di mettere che puoi mettere il nome del mob customizzabile. Metteremo, come vi ho detto, le link machine che cura più Pokéball insieme. Mettiamo un dispositivo craftabile che dà le info di tutti i mob, eccetera. E insomma ci sono un bel po' di idee che si possono fare. Detto questo, signori, se volete questo plugin pubblico raggiungiamo i 100 like qua sotto. Se invece il plugin non vi è piaciuto, ditemelo lo stesso nei commenti, che possiamo vedere se effettivamente è migliorabile. Magari mi date delle idee a cui io non ho pensato. Se invece date delle idee che purtroppo non sono fattibili, amen, ci abbiamo provato lo stesso e purtroppo questo è Minecraft. Ma detto questo, signori, io vi invito a lasciare un like, a condividere il video in modo che questo video possa essere utile a scopo informativo anche per altre persone. Noi ci vediamo in un prossimo video tutorial. Grazie per la visione.